primo piano la pagina dedicata alla pandemia, che anche in Abruzzo continua a mostrare numeri in flessione, in particolare quello che si nota è anche finalmente un calo dei posti letto occupati negli ospedali, almeno questo negli ultimissimi giorni, segno probabilmente anche del fatto che la variante Omicron, come attestato dai laboratori di sequenziamento in Abruzzo, ormai totalmente soppiantato la variante Delta, che crea molte più complicazioni nelle persone contagiate. Ma per avere un riscontro di questo andamento, per capire anche a che punto è il tracciamento dei contatti dopo il periodo di grande difficoltà che si è attraversato alla fine del 2021, all'inizio dell'anno nuovo, ci colleghiamo in diretta con il laboratorio di genetica molecolare dell'Università d'Annunzio, dove c'è la nostra Gigliola Edmondo con il suo direttore. Buon pomeriggio, Gigliola. Buon pomeriggio, direttore. Con Andrea Berardinelli, hai già anticipato tutto tu, ti dico subito, siamo ospiti del direttore del laboratorio di genetica molecolare test Covid-19 dell'Università d'Annunzio di Chieti Pescara, il professore Liborio Stuppia. Tu parlavi del superamento delle difficoltà che c'erano state fino a qualche giorno fa, qualche settimana fa, dovuto per quanto concerne il tracciamento dei casi, dovuto all'aumento esponenziale di tamponi, soprattutto nel periodo delle festività natalizie. Io chiedo subito al professore Stuppia: la situazione sta tornando ormai alla normalità e come si inserisce il laboratorio di genetica molecolare della D'Annunzio all'interno di questo contesto, il meccanismo del tracing contact? Ma il nostro ruolo è fornire dati e fornirli rapidamente, quindi adesso finalmente dopo la grande crisi del periodo natalizio riusciamo a fare quello che abbiamo sempre fatto, cioè fornire dati sui tamponi entro le 24 ore dal prelievo e nei casi urgenti entro pochissime ore dal prelievo. Adesso che si è ridotto il numero di casi da analizzare riusciamo a tener testa alle richieste finalmente di nuovo in una maniera in cui i tempi siano quelli appropriati. Il direttore Perantuono ha già anticipato e ha parlato delle varianti al Covid-19. La Delta, che è stata totalmente soppiantata da Omicron, che in Abruzzo, il dato di ieri, si attesta al 100%. Questo cosa significa? E soprattutto sappiamo che adesso c'è una sottovariante Omicron, di Omicron, che si chiama Omicron 2. Questa sottovariante la dobbiamo temere più di quelle che l'hanno preceduta? Confermo, Delta non c'è più, è tutta Omicron 1, Omicron 2 ancora non c'è, la stiamo aspettando, è molto probabile come sempre che arrivi come hanno fatto le altre. Allora, come Omicron 1 sarà molto infettiva, non particolarmente aggressiva, quindi l'unico problema che potrebbe dare, per cui speriamo che non arrivi subito, che potrebbe rallentare la curva di decrescita progressiva del numero dei positivi, che invece sarebbe stata una cosa molto importante per portarci in serenità verso la primavera. Comunque noi siamo qui pronti a identificarla, per il momento in Abruzzo non c'è nessun caso. La pandemia, lo diciamo per fare chiarezza, perché c'è chi dice ormai siamo quasi fuori dalla pandemia, la pandemia c'è ancora, ma cosa abbiamo imparato da questo virus? Di questo virus in realtà sappiamo moltissimo, quello che tuttora sappiamo poco è la differenza nelle risposte tra un individuo e un altro all'infezione, cioè ancora non capiamo perché ci sono persone che poi stanno malissimo e persone che rimangono asintomatiche, ma questo all'inizio. Adesso è chiaro che la vera differenza nella risposta all'infezione è data dal vaccino, per cui ormai è chiaro che se ne dica, chi ha fatto 3 dosi se prende la Omicron al più ha un piccolo raffreddore, chi non ha fatto il vaccino per niente, anche con Omicron che è poco aggressivo, rischia moltissimo. Questo è il dato che ormai lo conosciamo, è chiarissimo e non più discutibile. Ultima domanda velocissima: da ieri, primo 11 febbraio, non è più obbligatorio indossare le mascherine all'aperto, ma lo è ancora nei luoghi al chiuso. Cosa si sente di dire e quali consigli vuole dare a chi ci sta seguendo?
Va bene levarla all'aperto per ridare un senso di normalità, ma attenzione, portiamocela presso e usiamola in caso di assembramenti. E al chiuso ancora tanta prudenza, quindi al chiuso la mascherina usiamola assolutamente. Discoteche riaperte in questo primo weekend, lei cosa ne pensa? Personalmente non sarei stato d'accordo, soprattutto perché nel momento in cui viene detto che quando si balla la mascherina si può levare, ecco che abbiamo creato un ambiente chiuso con moltissime persone senza mascherina, quindi mi sembra un po' una contraddizione rispetto a tutto il resto. Avrei aspettato l'estate quando si potevano aprire le discoteche all'aperto. Direttore, se non hai domande io restituirei la linea. Grazie Gigliola, non ho domande perché proprio le ultime risposte del professor Stupia ci hanno introdotto al prossimo argomento che affronteremo nel telegiornale, quindi lo ringraziamo tantissimo per la consueta competenza e disponibilità. Naturalmente avremo un approfondimento questa sera alle ore 20:05 nello speciale del nostro TG8.